Buongiorno a tutti, conferenza stampa della vigilia della gara Modena-Pisa, il tecnico Alberto Aquilani è a vostra disposizione, iniziamo con le domande da Andrea Chiavacci, il Tirreno. Buongiorno, buongiorno mister, ti chiedo due cose, intanto sulla partita ti chiedo un giudizio sull'avversario, sul Modena che ha iniziato bene il campionato e poi ti chiedo, oggi è l'ultimo giorno di mercato, si attendono delle novità, anche se ti attendi delle novità. Ti chiedo un po' un giudizio definitivo, no, perché bisogna aspettare le 20, però insomma ti chiedo cosa ti aspetti da questa giornata e in generale cosa ti ha dato questo calciomercato. Allora partiamo dal Modena. Modena è una squadra in salute, una squadra che ha ottenuto due vittorie consecutive con un allenatore giovane, bravo, che ha la prima esperienza anche lui come me. E sarà una partita difficile, una partita diversa rispetto a Parma sicuramente, rispetto anche a Genova. È una squadra che abbiamo visto e ha dei concetti, delle idee molto, molto chiari, diversi appunto dalle squadre che abbiamo affrontato, anche se abbiamo avuto solo un paio di giorni per prepararla. Mi auguro che abbiamo fatto tutto il necessario affinché riusciremo a fare una grande partita. Michele Bufalino, Nazione. Ah, scusa. Sì, il mercato per sì. Me è stata la novità più grande, nel senso che quando allenavo i giovani non, tutte queste situazioni non c'erano, tutte queste dinamiche non c'erano o comunque erano molto meno approfondite e quindi è stato per me nuovo affrontarmi anche a gestire, a valutare, a organizzare la squadra in base anche a quello che potesse essere un'entrata o un'uscita rispetto al mercato. E non è un aspetto semplice, il campo è quello, il campo puoi allenare in qualsiasi categoria, le regole sono quelle, il numero dei giocatori sono quelli e il campo diventa forse la cosa più semplice, la gestione magari esterna diventa sempre un po' più complessa, però penso che è stato fatto un buon mercato, siamo contenti, soddisfatti, aspettiamo ancora oggi, cerchiamo di capire. Perché tu hai detto siamo in attesa, sono attesa anch'io e cerco di capire che cosa riusciamo a fare, però penso che la società ha lavorato molto bene, ha provato a fare tutto quello che era un po' nell'idea del principio quando ci siamo incontrati, con alcune difficoltà in alcuni giocatori, con altre magari un po' più lunghe o con altri che non siamo riusciti a prendere, ma penso che è stato fatto veramente un buon lavoro. Michele Bufalino, La Nazione. Sempre per quanto riguarda il mercato, io sono un po' più diretto invece su Vignato, cosa ci vuol dire? Ti piace? Potrebbe essere, diciamo, io l'ho pensata così, doveva essere tra virgolette una pezza sull'infortunio di Tramoni, se arriva Vignato che ormai è praticamente fatto, è in realtà qualcosa di molto più di una pezza direi. E l'altra cosa che ti chiedo invece sui giocatori che potrebbero recuperare, ci pare di capire che Barberis potrebbe avere la sua prima convocazione e questa sarebbe una buona notizia? Sì, Vignato è sicuramente un giocatore importante, un giocatore che conosco e seguo da diversi anni e sì, non penso che dire che sia una pezza sia sbagliato, ma anche perché noi abbiamo perso un giocatore per noi importante come Tramoni e quindi bisognava sostituirlo con un giocatore altrettanto importante e quindi io credo che è il giocatore che ci possa dare la mano. Per quanto riguarda Barberis, sì, viene con noi perché innanzitutto perché siamo in pochi e poi perché si sta allenando, perché ha recuperato da un piccolo fastidio che aveva al piede, perché ha bisogno e voglio che sta insieme al gruppo il più possibile, è un ragazzo serio, importante all'interno di questa squadra e quindi anche se la condizione fisica non è che sia migliorata così tanto per due o tre giorni di allenamento, ma sicuramente è in evoluzione e nell'evoluzione pensiamo che portarlo sia la cosa giusta. Massimo Corsini, Punto Radio. Ciao mister, allora riguardo agli infortunati io ti chiedo in particolare la situazione di Moreo, che l'abbiamo visto venire in panchina martedì però non si era neanche alzato per scaldarsi, quindi forse almeno dall'esterno dava più la sensazione di esserci pro forma che altro, insomma se ci sono stati progressi. E poi invece dal punto di vista morale quanto è stato difficile, come ha risposto la squadra in questi giorni, no? Quando si perde una partita all'ultimo secondo come quella di martedì, a volte no, può non essere facile ma può invece essere uno stimolo grande. Qual è stata la risposta della squadra in questi giorni?
Sì, Moreo non era disponibile contro il Parma, è venuto in panchina, sì, magari ci doveva essere una situazione di emergenza, eccetera, ma comunque sia l'idea era quella di non forzarlo e non rischiarlo. Si è allenato questi due giorni e quindi sta bene, è pronto e domani viene con noi e può giocare. E il giorno dopo è stato tosto perché ci siamo rivisti la partita, ne abbiamo discusso, abbiamo parlato e ci ha fatto male perdere in quel modo, però anche guardando negli occhi i ragazzi ho avvertito la consapevolezza che sapevano che avevano fatto una grande partita. Una grande partita in 10, una grande partita 10 contro 11, 10 contro 10. Ho visto una squadra che ha voluto cercare in tutti i modi di recuperare la partita facendo quello per cui ci alleniamo e non andando a speculare o andando a rinchiudersi dietro con la paura di prendere chissà quanti gol, eccetera, e poi magari con un po' di fortuna guantare il pareggio. No, noi il pareggio l'abbiamo meritato, abbiamo avuto anche una percezione appunto che in quel momento della partita serviva quello e l'hanno fatto veramente bene. Poi il risultato purtroppo ci ha penalizzato e mi auguro che quella rabbia, quella delusione che c'è stata dopo la partita si trasforma appunto in una voglia di andare a recuperare quello che il calcio, perché questo è il calcio che ci ha tolto già subito a Modena. Grazie. Saverio Parcagna. Mister, ciao, buongiorno. La prima domanda, ritorno su quello che ti aveva chiesto Andrea Archiavacci. Hai detto che il Modena è una squadra diversa dalle altre, in che cosa è diversa, se ce lo puoi spiegare? E poi la seconda, rischio di fare una gaffa perché non abbiamo capito ancora come si pronuncia, ma cosa ne pensi di questo centravanti sloveno, Mlakar? Ok. No, è diversa innanzitutto dalla disposizione in campo, una squadra che ha giocato queste partite con un rombo a centrocampo e quindi magari cercava più densità dentro al campo, magari giocavamo contro Parma e la Sampdoria che avevano degli esterni pure davanti e quindi sai quando fai questo tipo di modulo poi i concetti, i principi sono diversi e quindi ci dobbiamo preparare sia con la palla che senza palla ad affrontare una squadra diversa. Mlakar, vi ripeto, si è presentato nella maniera giusta, si è presentato come un calciatore pronto per poter giocare già dopo un giorno, si è messo a disposizione, ci ha dato una grossa mano, è ovvio che ha bisogno anche lui come tutti gli altri di lavorare, di entrare un po' nelle dinamiche della squadra, però è un ragazzo veramente intelligente, umile e che si è approcciato con tutti nella maniera corretta. Ancora Michele. Sempre riguardo un pochino ai giocatori che potrebbero essere eventualmente convocati domani, non credo che Caraccio e Torregrossa recuperino, ma in ogni caso come stanno i due ragazzi e ovviamente nel caso arrivasse l'ufficialità di Vignato, per lo stesso discorso delle emergenze potrebbe essere comunque convocato anche lui? Sì, no, Caracciolo e Torregrossa mi auguro di averli dopo la sosta, stanno finendo un processo riabilitativo, credo che Caracciolo sia un po' più avanti di Torregrossa, ma non aveva senso farlo venire e farlo forzare per questa partita, quindi li aspettiamo dopo la sosta, così come Steves, così come Touré e quindi la situazione diciamo medica, come si dice, il bollettino medico ad oggi è questo, è pieno e quindi è miglioramento, anche perché peggioramento era dura e Vignato è ovvio che è un calciatore forte, questo per me conta più di altre cose, i calciatori bravi si adattano e sono subito pronti in qualsiasi evenienza tu li porti. Noi siamo una squadra che secondo me si adatta perfettamente alle sue caratteristiche, se riusciamo a tesserarlo, non so, ti dico la verità, io ho finito allenamento da poco e non so qual è la situazione, se riusciamo veramente a tesserarlo sicuramente è un giocatore che domani può venire a darci una mano. Giovanni Manenti. Buongiorno. Anche dopo la partita, nel commentare, non ti sei dimenticato di sottolineare qualche errore di troppo, specialmente in difesa. Io, riguardandola anch'io, mi sono reso conto che nel primo tempo eravamo molto tagliati da parte loro sulla fascia destra di Barbieri, che Sommer c'entrava come nulla fosse,
E poi, soprattutto nel momento dell'espulsione di Leverbe, Leverbe non poteva far altro probabilmente che far ciò, però nella tre quarti di campo c'era Leverbe e basta, cioè non c'era né Barbieri né Canestrelli né nessuno, insomma. Ecco. No, che poteva far solo quello penso che sia un errore, come poteva far solo quello? Se non l'anticipi sei costretto a fare quello. Però non c'aveva nessun altro che poteva noi vogliamo fare un calcio aggressivo. Se fai un calcio aggressivo vuol dire che sei portato a giocare uno contro uno, quindi l'uno contro uno, il problema è se giochi uno contro nessuno. Lì eravamo uno contro uno, sapendo che facendo un'aggressione forte e andando uno contro uno davanti sei obbligato a stare uno contro dietro. È ovvio che l'uno contro uno deve essere fatto in maniera intelligente, soprattutto in maniera di squadra, nel senso che se la pressione è fatta bene l'uno contro uno lo possiamo fare, perché la palla poi arriva dagli attaccanti avversari meno pulita, magari una palla rinviata eccetera. Se la pressione è fatta male dopo mettiamo in difficoltà il difensore, perché probabilmente quella palla a quell'attaccante gli arriva nel modo in cui poi lui lo può mettere in difficoltà. Io credo che Bonnier era di spalle, in quel caso l'anticipo non si deve fare, come non si deve scivolare al 90esimo perché anche quell'altro giocatore era di spalle. E quindi non è il discorso che eravamo messi male o che probabilmente ne vedremo ancora tanti di quegli episodi, perché se vogliamo recuperare la palla davanti bisogna andare forte in avanti, e quindi dietro bisogna stare più attenti a capire quando e come anticipare, non anticipare, le marcature preventive, le coperture, che sono tutte cose che fanno parte di un percorso di crescita, di un modo di giocare, di intendere il calcio nuovo, dove i giocatori si devono abituare. Come si devono abituare a la famosa costruzione, il famoso terzo uomo, che sono tutti dettagli all'interno di un sistema di gioco, si devono abituare anche a marcare uno contro uno. Saverio Pagani, poi andiamo a chiudere. Mister, io non lo so se sei scaramantico, spero che tu non me lo dirai, però hai in mano una Ferrari a questo punto. No, io non lo so se è una Ferrari o no, ma ti posso garantire che ho a disposizione una squadra che mi piace, dei giocatori che mi piacciono, dei giocatori che lavorano nel modo giusto. E poi il resto lo dirà il campo. L'ultima è di Massimo Corsini, sì, perché poi deve partire la squadra. Mister, ti faccio una domanda che esula dalla partita di domani, ma siccome vieni da un settore giovanile, vieni da quel settore giovanile, ti volevo chiedere che peso ha per il Pisa la vittoria di ieri dell'Under 17 nel trofeo Rocco proprio contro la Fiorentina. Te che conosci quell'ambiente e sai forse i valori della squadra. Sì, penso sia un valore importante. Io credo sia sempre sbagliato andare a giudicare un lavoro, un percorso, un valore di un calciatore o di uno stesso allenatore nel risultato nel settore giovanile, perché dietro a una vittoria ci possono anche essere tanti aspetti che non ti fanno crescere, tanti aspetti che non ti danno poi quella prospettiva, ma magari ti fermi solo a vincere quella partita. Quindi la vittoria nel settore giovanile secondo me non è la priorità. È ovvio che a qualsiasi gioco si gioca, in qualsiasi categoria si gioca per vincere, però nella valutazione dei ragazzi e del mondo, diciamo, a livello settore giovanile, io vorrei capire il modo in cui ha vinto questa partita e allora dire sì, questa è la strada giusta. Però se parliamo di ok, titolo, il Pisa ha vinto contro la Fiorentina, penso sia una grossa soddisfazione per tutti, perché la Fiorentina ha un settore giovanile molto importante.